Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Oggi, stasera, siamo il 25 del 9 del 1988. Dunque io ho fatto una lista di tutti i fatti di sotto le armi, no? In tempo di guerra, dunque 40 più anni fa, in Sardegna io facevo il soldato, allora appunto do elencati, ma erano una settantina circa, dopo ne verranno di più, poi c'erano incidenti e altre cose. Io quando ero di lì, e spesso, a fare da sentinella, cercavo sempre io di venire de corvée sarebbe da facchino, anda a prendere da mangiare e da bere, è chiamata de corvée sotto le armi. Allora dalla caserma, dalla polveriera andava alla caserma per da mangiare e poi ritornavo, no? Questa è chiamata la corvée, spesso almeno camminavo, andavo più fatti miei. E come arma non portavo il fucile perché non volevano, dice ma che lo porti a fare, dice, tanto, c'è le marmitte, c'è quello, c'è lo zaino per il pane, tutta sta roba, il fucile, la distanza è 3 o 4 chilometri, il pericolo non c'è niente, portatela la boia baionetta con le giberne vuote senza caricatori perché se non c'è il fucile. Oh, spesso facevo su e giù, essendo io un ex grattone da 4 soldi, spesso incontravo tante persone e fra i quali spesso incontravo delle pattuglie dei carabinieri. Io quando vedevo i carabinieri non mandavano a genio, no, perché era contrario, ancora ero, cioè avevo la mania di grattugiare qualcosa, forse sono nato sulla povertà e allora visto com'è. Perché di quei tempi, tocca di la verità, i carabinieri non erano un cazzere buono, no, tocca dirla proprio così, anche spacciatamente. Adesso invece i carabinieri, a parte che io sono diventato un po' galantuomo, non del tutto, sono troppo per bene, l'arma di adesso è troppa per bene, di fronte alla delinquenza che c'è adesso. Allora la delinquenza non c'era niente. Se erano un delinquente erano proprio loro, in genere, perché erano prepotenti, perché ogni beggiata erano un delinquente. E allora non li potevo vedere, a parte chi ero su, dalla parte del gratto, sia pur per bisogno, come ho detto. Fatemi vedere la bobina perché c'è pochi metri per vedere, così mi regolo un po', ben ancora c'è, via. E allora per raccontare sto fattarello sotto le armi io su e giù incontravo spesso i carabinieri, la pattuglia. Quella volta, di sto fatto che racconto, costeggiava una strada alta e un'altra strada bassa e trovai una pattuglia da carabiniere, un appuntato maggiore, sai com'è? È un carabiniere. Li guardai con disprezzo, per esempio, li guardai così, per esempio. Come redi che schifo. Questi non era la prima volta che io facevo questo sguardo spregevole. Forse già sarà stata anche altre volte, magari che io lì per lì non avrò riconosciuto la stessa pattuglia, oppure sarà stata la prima volta. E adesso questo non lo so. Fortuna volle che io non avevo il fucile. Perché se avevo il fucile succedeva qualcosa sicuro. Non avevo il fucile e forse è stato meglio. Allora con questo sguardo spregevole, senza parlare, ma si capisce che quando passano, invece che salutarli, non so, per esempio li guardavo così, non so se mi riuscirà. Come le di... che robaccia, no? Allora mi fece l'appuntato, mi pare che era un appuntato militare, vieni qua, no, dico venga qua lei, gli feci io, venga qua lei, venite qua voi altri se mi volete, io sono un militare, venite qua, no, venite qua voi se volete. E all'ultimo sono venuti qua, ma la strada era più bassa dove stavano loro e io ero su una strada più maggiorata, io ero con tutte le marmitte e ogni cosa,
che andavo o rientravo in caserma o andavo a prendere il rancio. Dopo non so come hanno fatto, perché è successo un casino, mi hanno ficcato dentro, mi ha chiamato, dice: lei i carabinieri non li pare, forse non gli vanno a genio, non li saluta, no, del tuo anzi. Tu e io di che sono militare, che cosa volete voi da me, che cosa volete? I miei superiori stanno di lì a circa mezzo chilometro distante, sono dalla caserma, mi pare Regina Elena, come era chiamata Regina, so un cavolo, a buon cammino vicino alle carceri, tanto bene. E insomma, dice, adesso io presso la matita farò il rapporto, perché dico, ma scusate, dico, e che reato ci mettete, che subordinazione ci mettete? Poi a voi non vi conosco, come superiore io non vi conosco, e ringraziate Dio, che Dio, dico, che siete, che io sono in queste condizioni, sono impotente per difendermi. Perché, che avresti fatto? Ah, io non ho fatto niente. Dico, è perché sono così, vedete, sono tutto occupato e fumavo e camminavo, tutto incazzato. Dico, se c'è il fucile, troverai qui che facevo. Gli spianavo e li portavo in caserma. Ah, devo fare quel che fare. Così era la mia mente. Ma non mi potevo muovere. Che ne so, dico, chi sono e chi sono. Sì che io avevo capito che li guardavo male, ma mi hanno fatto un cazzo. Dice, tu, i carabinieri, li guardi male. No, dico, io li guardo bene, perché ci vedo bene, in grazia a Dio. Qui ci vedo molto bene, ma avevo visto che siete carabinieri, però non vi conosco, non so chi siete. Allora scriveva, dico, piano appuntato, dico, metteteci, cioè, non la consumate tu, la piavo per il culo, no? Dico, non c'è me, lui voleva mettere paura da me, dico, non c'è me, non lo riempite tutto il foglio, lasciate lo spazio anche per il reato, no? Sennò come fate, mi tocca cominciare a girare il foglio, no? Allora l'altro carabiniere rideva sotto i baffi, dice, l'ha trovato un buono. Allora dice, adesso vieni in caserma. No, dico, voi venite con me in caserma. No, io con voi, voi venite con me. E siamo andati in caserma. Scusate che guardo la bobina, perché purtroppo, ecco, c'è un po' di parole. Entrassimo in caserma, cocco, mi era avvelenato. Arrivato, c'era il comandante del picchetto armato di lì, Che c'è? Che è successo, Corini? Ma sti pezzi di merda mi ha rotto. Siete matto! Un casino, il picchetto armato, un bordello. Ma sti stronzi! È venuto qua l'ufficiale di picchetto dopo, dice, che c'è? Chi c'è? Di che reparti? So cose così. Sono a polverere, veniva a prendere raggio. Sti testa le cazzo, ma sono venuto a rompere i coglioni. I miei superiori siete voi altri, da questi chi cazzo li conosce? E andare in grazia a Dio che sono disarmato. Arca manosca, dice, beh, questo dice, levi le fasce e mettono subito in prigione, adesso vediamo di che si tratta. Allora tale ufficiale di picchetto, dice, tu, grandissimo figlio della puttana, così è, di fronte a tutti i militari, deretta tasti testa de cazzo, dico, deretta, ma che sei? Ma che sei contro l'esercito italiano? Ma chi li conosce, sti pezzi di merda? Chi gli ha rotto i coglioni, tasti ignorantoni, invece chi sono? Capire, io guardo come mi pare, gli avevo fatto capire, non t'ho fatto niente, non mi rompere i coglioni, questo era il punto. Dopo l'insulto corato dall'ufficiale di picchetto, era un figlio della puttana, io gli ho detto, tu l'hai retta da loro, che sei contro noi altri militari? Capire, cocco mio. Ma io tutti i torti in cielo, i cammini più fatti, io non lo so chi siete, ma chi ti ha dato noia? Ma chi ti ha rotto i coglioni? E se c'avevo il fucile, cambiava l'affare. Bene, mi ci rivesto un'altra volta. Riguardo un minuto, fammici bere un goccino, va, dall'arrabbiatura. Ah, la salute di chi mi vedrà. Io a parte adesso che avevo, credo, tutte le ragioni. Vieni qua, va là, e chi ti conosci? È che sei l'arma dei carabinieri, ma che vuol da me? È che ti vuole approfittare? E che ne so io chi sei? Travestito come cavolo ti pare? E che ne so? Io sono militare, io devo difendere l'arma mia. Devo difendere la mia divisa. Avevo ragione, anche di fronte a un procedimento penale. Che cosa volevano?
perché dice l'ho guardati male, ma io guardo bene, guardo come mi pare, t'ho fatto qualche mostaccia, t'ho fatto così, t'ho fatto così, t'ho fatto così, no, e allora che vuole? Le mani ce l'ho occupate coi secchi del mangiare, lo zaino, sigaretta in bocca, che vuole? Io guardo come mi pare, ma chi ti conosce? Poteva essere qualcuno che mi avvicina, ma da una rivolorata, può essere una spia, che ne so io? Perché io camminavo così e li guardavo un po' se mi riesce a imitarli, così. Come le ricche lane, capito? Come le ricche pelle. Infatti allora l'arma erano certe lane, perché si approfittavano del grado. Ma con me il grado è perché non c'avevo il fucile, se non è che il grado gli davo io, gli puntavo il fucile e portavo un caserma. Ah, non lo so, guardate chi sono, io non lo so, mi sono avvicinati, io non lo so. Date che succedono le spie vestite da prete, vestite da frate, vestite da turisti, qui io non lo so, io sono militare, che ne so, io devo difendere, è in tempo di guerra, e che ne so, io devo difendermi perché sono militare, mica vengo giù a giocare a briccole. E allora è anche di fronte a un procedimento penale. È di fronte a un procedimento. Mi tocca guardare ogni tanto la bobina perché sta per scattare. Sono bobine da 180 minuti, dunque mi pare 3 ore. Sta per scattare. Saluto tutti gli amici. Alla salute dell'incazzatura di quei 4 imbecilli. Noi ci beviamo sopra. Ecco fatto. Ci beviamo sopra e auguri a tutti. E auguri a tutti. Auguri a tutti. Perché questa roba dopo con gli amici me la risento, no? Ecco fatto. Così. Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero.